Nelle sale cinematografiche vi attende L'amore imperfetto con Anna Foglietta e Giulio Berruti. Amore è imperfetto. Ti verrò a prendere con le mie mani e sarò quello che non ti aspettavi. L'amore è assolutamente imperfetto e guai se non lo fosse. Se è perfetto vuol dire che c'è sempre quella famosa idealizzazione che, insomma, dalla quale bisogna, non dico rifugiarsi, però insomma avere un minimo di paura, perché le cose perfette non esistono e nell'imperfezione c'è la verità. Quel destino che nessuno ha mai scelto e poi l'amore è una cosa. Io sono Marco, sono un fotografo, ho l'ossessione per il controllo, per il dominio. In qualche modo sono un po' l'amore perfetto che Elena vorrebbe e Elena è la vita perfetta che io vorrei. Poi in realtà si scopre che non è così, perché forse una vita perfetta non esiste, quindi in particolare poi nel mio caso, perché io vivo due vite e mi troverò costretto poi a scegliere. Nel film non si sa se sceglierò l'una o l'altra, ma comunque ci sarà una scelta. Io sono Adriana, sono una diciottenne sfrontata e abbastanza rompiscatole con la quale Elena avrà questo incontro-scontro, diciamo, fin dalle prime battute del film. Comincerò un vero e proprio pedinamento perché fin dal primo istante, fin dal primo incontro, c'è qualcosa in Elena che mi colpisce. Non è esplicitamente gay, ma la curiosità della diciottenne, della scoperta dell'altro sesso e quindi delle emozioni nuove che vivrà con Elena, e in un primo momento partirà tutto come un gioco sessuale tra le due e poi forse si arriverà a qualcosa di più profondo, soprattutto in Adriana. Io faccio Roberta, che è la migliore amica di Elena, che è Anna Foglietta, e diciamo sono il grillo parlante, per cui cerco di far vedere la realtà per come la vedo io a Elena, ma invece Elena non vuol vedere. E adesso te lo dimostrerò. L'amore imperfetto è invece come un romanzo di formazione, l'educazione sessuale e sentimentale di una donna che inizia con le convinzioni di un amore che non è forse concreto, non si scontra con la realtà, ma più un amore idealista, e poi man mano che lo vive si rende conto che la vita è un'altra cosa e inizia a trovare una misura per stare al mondo in un altro modo e cerca un equilibrio in questo. Ci siamo chiariti su quello che doveva essere il senso del film, che non si doveva perdere mai. Non c'era una scena diversa dalle altre, in ogni scena doveva rappresentarsi questo senso di leggerezza che io volevo che lei mantenesse sempre in tutta la storia, e ci è riuscita perfettamente. Insieme allo sceneggiatore Gianni Romoli abbiamo articolato il film in maniera un po' diversa, con un ritmo diverso. Il romanzo era tutto in prima persona e invece nel film abbiamo creato due piani narrativi paralleli del 2012 alternato al 2007-2000, a qualche anno prima, proprio per dare una cadenza diversa al percorso della protagonista. Amore mio, prendi le mie mani ancora e ancora, come chi parte non saprà mai se ritorna. Ricorda, sei meglio di ogni giorno triste, dell'amarezza, di ogni lacrima, della guerra con la tristezza. Tu sei il mio cielo. Le delusioni d'amore delle volte ti pongono di fronte a dei crolli, e in questo caso è il crollo di un'idea. Un'idea che si pensava essere assoluta, quindi quella del principe azzurro, di un'idea di amore anche abbastanza, se vogliamo, tradizionale. E invece si renderà conto che in realtà non è così, che l'amore si può vivere in tanti modi diversi, però l'unica cosa che si impone, che proprio non, sulla quale non può trasgredire, è la verità. Allora, se lei sente vera una cosa, decide di viversela fino in fondo, senza più idealizzare nulla. E questo mi sembra una cosa di grande modernità, anche di grande consapevolezza, e che mi sento di consigliare veramente a tutti. Ciao spettacolo, che spettacolo! Ciao spettacolo, che spettacolo! Ciao spettacolo, che spettacolo! Mi raccomando, andate a vedere L'amore imperfetto. Spettatori di Spettacolo, che spettacolo, andatevi a vedere un vero spettacolo. L'amore è imperfetto dal 29 di novembre al cinema con Anna Foglietta e regia di Francesca Muci. L'amore è imperfetto. Sempre, sempre. Shadow!